L'Europa giudica critico lo stato delle banche italiane. È d'accordo lei? È molto più critico, per esempio, lo stato della Deutsche Bank, dicono molti giornali finanziari non alternativi. Tutti sanno che nei bilanci della Deutsche Bank ci sono derivati valutati come. La Deutsche Bank è stata una delle grosse vittime a suo tempo delle operazioni nate dopo la crisi dei mutui subprime. Le banche americane, che avevano prestato soldi a persone sicuramente non in grado di pagare i mutui, quando il problema è diventato serio, anziché assorbire la perdita, hanno impacchettato questi mutui, li hanno messi dentro dei titoli che raccoglievano grandi quantità di questi crediti inesigibili, li hanno coperti con dei derivati ancora più complessi, ancora più pericolosi perché elevavano a potenza questo rischio, e li hanno venduti a tutte le banche del mondo. Banche italiane si sono difese, non ne hanno comprati quasi per niente, perché avevano una certa avversione alla speculazione finanziaria poco chiara, poco comprensibile. Le banche continentali ne hanno comprati molti e nei bilanci, nelle grosse banche, anche tedesche, ce ne sono, non solo di quelli originati in quel tempo, ma di tutta la serie continua dei titoli cosiddetti tossici. È paradossale che la Banca Centrale Europea mandi ispettori a verificare i bilanci delle banche italiane, ma a verificare il bilancio, soprattutto per la parte finanziaria delle banche tedesche, ha mandato BlackRock, uno dei fondi speculativi più grandi del mondo, che ha i suoi soldi investiti in Deutsche Bank e nella maggior parte delle grandi banche del mondo. Quello non ha nessun interesse a dire che si è comprato un grosso problema. C'è un conflitto di interessi in questa storia che è di una stordità sconcertante. Alla Germania che dice che è preoccupata delle banche italiane, bisogna rispondere, ma guarda dentro casa tua. Io vorrei mandare gli ispettori italiani a verificare cosa c'è nei bilanci delle banche tedesche.